Storie vere per pensare. Un fatto veramente accaduto a Roma nel parco Villa Chigi, i primi giorni di aprile del 2022. Tina, la gatta del quartiere, è stata sbranata da un cane tenuto al guinzaglio da due ragazzini di circa 14 anni. Cane di stazza troppo grande, troppo forti e senza museruola per essere affidati a ragazzini così piccoli. Tutto il quartiere si è commosso e ha partecipato a questo strazio. Questo adattamento è dedicato a Tina, soprattutto agli uomini, per ricordare tramite una gatta l'importanza dell'amore, della pace e della fratellanza. È Pasqua per voi cristiani, ma per noi povere bestie è un giorno come un altro. E figuriamo se io, che so solo una gatta, per meglio di lo ero. Proprio qualche giorno fa mi è capitato un fatto. Stavo paciosa, tranquilla, coccolata in un pezzo di prato a Villa Chigi, Roma. Premetto, io sono una gatta fortunata, ma adottata tutto e il vicinato piccinini. Sua amata, mi vogliono tutti bene. Ma hanno fatto pure una villetta, una casetta con vista al giardino, pure protetta da una recensione. C'è assicurata colazione, pranzo e cena, pure se piove. Niente di che, due crocchette, una ciotola d'acqua e qualche stuzzichino avanzato dalla cena. Qualcuno che crede che so ancora una cucciolona mi porta pure una ciotola di latte. Vabbè, fa dieta. M'ero da poco svegliata e m'ero messa come al solito accoccolata sull'erba fresca a godermi un raggetto di sole per riscaldarmi un po'. Vedo da lontano Gigi, Soralina e una bambina che mi stanno a portare la colazione. Mi si è alzato subito il baffo, l'acquolina dei miei gatti. Non faccio a tempo a di, o meglio, a fa un miau di ringraziamento che dozzanne di cane mi tranciano di netto la pelle, se ficcano dentro agli muscoli, la carne la staccano dai tendini, mi spezzano le ossa una a una. Sento un urlo straziato di tutto il vicinato, qualcuno piagne, si dispera, altri gridano contro il cane di padroni, due ragazzini con due cani che non sanno che è la pace. Qualcuno mi va a portare al pronto soccorso, qualcun altro dice non c'è niente da fa, è ridotta troppo male. Con l'occhi do uno sguardo a tutte ste persone che mi stanno attorno e che mi vanno bene. Perdono il cane, non è colpa sua ma degli padroni che non gli hanno spiegato che ormai da quando l'omini ci hanno adottato siamo diventati tutti amici. In ogni casa ormai ci abitiamo, un gatto, un cane e a volte tutte e due. Non c'ha più senso il detto so come cani e gatti. Lasciamo all'omini sti vecchi detti. Fra noi animali che non conosciamo l'odio e la vendetta, cerchiamo d'essere amici. Forse, e se ci penso proprio adesso, tocca a noi di portare la pace in mezzo alle persone. Visto che gli suscitiamo tanto amore, dovemmo cercare di farlo sviluppare pure tra loro. L'ultimo sguardo incontra l'occhio di un bambino, piccolo, proprio piccolo, un cuccioletto d'uomo, che con la mano si avvicina a farmi una carezza. Ma non fa tempo, mi spengo, moro. Ma so felice di morir così, in mezzo a tanta gente che me va bene, che può volete più un gatto, una gatta, dalla vita. E poi ho scoperto un fatto, è tutta una bugia quella che avevamo sette vite. La vita è una per tutti, animali e uomini, grilli e pappagalli. Quello che conta è di vivere bene sta vita, amati e in pace. Ci ho avuto un funerale che non vi dico, m'hanno messo sottoterra, come giusto, e sopra la tomba ci hanno messo un fiore, una rosa. Più su, sopra la tomba, hanno messo la villetta di quando ero in vita e tanti, tanti fiori. Ci ho avuto pure la foto attaccata sulla tomba e un epitaffio da tutto il vicinato, che così riassumo. Qui giace una gatta che pensava di passare la vita in santa pace, quatta quatta, proprio come una gatta. Ma
amata da tutti, s'era scordata che c'è sempre al mondo qualcuno con la testa matta. Per Pasqua, e questo è l'augurio per voi uomini, sforzatevi, cercate di spiegarla a tutti quanti, che te è la pace, a monelli e grandi. Basta poco per scordarsi quanto è bella e scambiarla con la guerra. Miau, miau, miau a tutti quanti. Ci rivediamo, spero, per voi in paradiso. A proposito, avete visto che m'hanno fatto, che m'hanno dedicato? Addirittura una strada tutta per me, dedicata a Tina. Grazie, gente, grazie.